Da oltre quattro secoli a Valenzano, città alle porte di Bari, si festeggia San Rocco, santo patrono che, secondo la leggenda e gli antichi racconti, salvò più volte i valenzanesi dall'epidemia della peste. A causa del maltempo, il corteo storico, che come da tradizione si sarebbe dovuto svolgere il 15 sera, si è invece svolto il 16 mattina. Ed è proprio il 16 agosto la giornata dedicata al santo patrono. Alle 19, infatti, nella chiesa di San Rocco si celebrerà la messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Francesco Cacucci, al termine della quale ci sarà per le strade della città la processione e la consegna delle chiavi. Infine, i festeggiamenti si concluderanno in largo plebiscito con il tradizionale lancio della mongolfiera. La festa di San Rocco è una delle feste più antiche della provincia di Bari, si festeggia da quasi quattro secoli. Sì, infatti ci sono dei documenti che ci parlano della storia, dell'antichità di questa festa, sin da fine del 1500. Poi nel 1656, anno in cui tutta la città di Bari, la terra di Bari, fu invasa dalla peste, dal morbo pestilenziale, Valenzano fu uno dei pochi paesi ad essere risparmiato. È infatti un po' il motivo del corteo storico che si stava svolgendo stamattina. Quindi il voto che fecero i valenzanesi e l'amministrazione dell'epoca, l'università, al santo, proprio per ringraziarlo della scampata epidemia, insomma. Cosa rappresenta San Rocco per i valenzanesi? Valenzano è un paese che ha avuto tanti mutamenti. L'aumento della popolazione è stato uno dei più importanti di tutta la provincia. Infatti ora siamo arrivati quasi a 20.000 abitanti. 30 anni fa erano meno della metà, quindi di conseguenza la maggior parte della popolazione non ha origini valenzanesi, però noi ci sforziamo di far conoscere questo culto, di far innamorare anche i forestieri di questo culto antichissimo. Noi siamo in pochi, ma ci mettiamo ogni anno il massimo dell'impegno per salvaguardare questa tradizione. Non è facile, anche perché quest'anno non abbiamo nemmeno l'amministrazione, però grazie comunque alla collaborazione e all'aiuto dei commissari siamo riusciti a salvare la festa, quindi c'è tanta gente stamattina, sin dalle 4:30 la chiesa è aperta per accogliere i devoti, i pellegrini, e ogni ora c'è una messa. La chiesa è sempre stracolma, questo è il sintomo che comunque la devozione per San Rocco è ancora molto forte sia a Valenzano che in tutta la provincia di Bari.